Allora io faccio un outing prima, no? Poco ci capisco e non so pratico di pubblica amministrazione. Dunque, torniamo un po' indietro. Mi sembra che intorno al 21 ottobre ci fu la certezza che tu avevi perso e la Sbardella aveva vinto. Ottobre. Allora io c'è una cosa che non riesco a capire. Ottobre va bene, andiamo al comune, solite cose, convenevoli, brindisi. Diciamo che a disposizione c'è stato novembre, dicembre, gennaio, febbraio e marzo. 5 mesi. Io ho visto il curriculum di Dario De Santis, che assessore al bilancio, che qualcuno ha definito il Maradona dei bilanci, non mi ricordo chi è stato, ma qualcuno l'ha detto. Allora, mi sembra una persona capace, un curriculum che veramente a me mi è venuto un punto interrogativo, dico, ma questo per fare tutti questi corsi, queste cose, ma qua non lavorava. Vabbè, in 5 mesi è filato tutto liscio. Poi il 28 marzo, se non vado errato, si insedia la OSL, i tre commissari che debbono gestire la liquidazione, il fallimento, diciamo. Eppure questi, un po' de convenevoli, vengono 2 volte a settimana, mi sembra, e intorno al 23-24 aprile esce fuori un coniglio di 12 milioni di euro di residui attivi che non si possono più incassare. Allora io sto fermo al Consiglio Comunale del 28 aprile, quando sta cosa venne fuori, e tu dicesti basta, basta, cerchiamo le responsabilità, perché chiunque è venuto qui, accertamenti, riaccertamenti, una cosa e un'altra, ma escono fuori altri conigli. Passa un mese, altri 2 milioni. Ecco, io non riesco a capire dove escono sti conigli. Devo trovare io la risposta. Beh, ti ho detto che so Allora, poco pratico hai da sta cosa. esordito facendo riferimento a Dario De Santis, che però penso sia veramente l'ultimo dei responsabili, Ma per carità! assolutamente. È un bravo professionista, una persona seria e devo dire insomma che è sicuramente all'altezza del compito, ma diciamo che non è che si può dire che sono stati 5 mesi senza che accadesse nulla, perché nel frattempo c'è stato il dissesto. E ci sono stati diversi problemini, quindi non è sicuramente, io terrei in qualche maniera fuori dalla responsabilità di tutto questo l'assessore, ma lo considererei soltanto per una riflessione. Anche questa amministrazione, alla fine, sti 12 milioni nessuno gliel'aveva messi sotto il naso, mentre sono emersi immediatamente quando arriva l'OSL. Allora, la riflessione che ho fatto io in consiglio comunale è che qui la politica sicuramente in questi 20 anni ha delle responsabilità, però è pure vero che poi la politica, come dicevi te, ha introdotto che poco ci capisci della materia, no? Ma non pensare che tutti noi amministratori ci capiamo molto di più, soprattutto quando si parla di bilancio, soprattutto quando si parla di accertare residui attivi e passivi. Noi diamo delle indicazioni. Noi quando siamo stati eletti abbiamo deciso in qualche maniera di far emergere le difficoltà, definitivamente le difficoltà del comune. Devo dire anche onestamente, se ci fossero state le condizioni, anche l'assessore mio, insomma della mia amministrazione, Claudio Cori, aveva detto se ci saranno le condizioni lo valuteremo. Poi abbiamo visto che sostanzialmente, ma per quello che ci è stato rappresentato, le condizioni non c'erano. Rappresentato da chi? Dagli uffici, ma chi te pensi che te fai gli accertamenti? Ma Non come? Ma sono gli amministratori. all'ultimo consiglio ho Allora, sentito, sono tutti bravi, ma sono. non è così, perché evidentemente c'è un problema della politica che deve prendere le sue responsabilità, ripeto, perché per scelte sbagliate, per indirizzi sbagliati, però poi dal punto di vista operativo noi siamo in qualche maniera rimessi a quello che ci dicono gli uffici. Io Certo. perché in quel consiglio comunale io mi sono sentito più che altro frustrato. Perché se facciamo un riaccertamento, è il terzo, perché negli ultimi 10 anni, perché il primo, seppur parziale, venne fatto
quando decidemmo di passare i nuovi principi contabili con Stefano Di Tommaso, io ero assessore al bilancio, 2013. Nel 2015 venne fatto un nuovo riaccertamento, 40 milioni di disavanzo. Nel 2019 viene fatto un altro riaccertamento straordinario per accedere a un piano di riequilibrio, quindi vuol dire che era una cosa seria. Se io vengo a scoprire dopo 3 anni che ci sono non 12 milioni ma 24 miliardi, perché quando parliamo di miliardi, diverso, ti rendi di più conto di quanti soldi stiamo parlando. Per me non è che mi genera rabbia, perché è evidente che quello che abbiamo chiesto, ho chiesto anche in commissione, l'abbiamo anche verbalizzato, dobbiamo sapere innanzitutto quando sono nati questi crediti, quando sono diventati inesigibili, perché probabilmente molti di questi 3, che 12 milioni, 24 miliardi, erano già inesigibili o comunque non erano certi quando sono stati messi a bilancio. Perché parliamo in un caso, ma in entrambi i casi, di una fase che va 2015-2016, a cavallo amministrazione Sbardella Spalletta, amministrazione Strati, dove sono stati iscritti 4 milioni di residui per riallineamenti STS, sono stati iscritti oltre 1,5 milioni, all'incirca 1,5 milioni di recupero di indennità di occupazione di patrimonio, e alla fine oggi scopriamo che mancano le liste di carico. Quando ti dicono che mancano le liste di carico vuol dire che mancano le pezze d'appoggio che determinano quella somma che si mette a bilancio. Allora, o qualcuno ha fatto sparire, oppure non c'erano dall'inizio. Se non c'erano dall'inizio, perché a noi nessuno ci ha detto?